Non ci sarà contemporaneità né di date né di luoghi tra la manifestazione Salerno non si lega e l'accensione dell'albero in piazza Portanova. È stato direttamente il sindaco di Salerno, Vincenzo Napoli, a chiarirlo oggi dopo che in una lettera al prefetto di Salerno e al questore il consigliere comunale Roberto Celano aveva chiesto di revocare l'autorizzazione alle sardine salernitane per scongiurare problemi di ordine pubblico. Ma diversamente da quanto dichiarato dal consigliere di Forza Italia, le due iniziative sono previste in due giorni differenti, venerdì 6 dicembre per le sardine e sabato alle 19 per l'albero. Nella mattinata, tra l'altro, le sardine hanno anche fatto sapere che per motivi di ordine pubblico e per garantire maggiore sicurezza, la questura di Salerno ha spostato la manifestazione in piazza Mendola. È un'iniziativa alla quale noi guardiamo con interesse e con simpatia. È un movimento che nasce dal basso e che va rispettato come tale senza tentare di metterci i capelli sopra, insomma. Si annuncia una grande partecipazione frattanto. Me lo auguro. Ecco, inizialmente si era pensato che potesse coincidere la data del movimento delle sardine con l'accensione delle luci dell'albero, invece precisiamo che il tutto è invece fissato per sabato sera. Sì. No, l'albero verrà inaugurato sabato sera. Alle 17 mi pare, vabbè, insomma gli orari li chiariremo meglio. E le sardine mi pare che domani, venerdì sera, ma non è che c'era una difficoltà di... insomma è un fatto meramente fortuito. Va bene così, insomma, perché in modo tale che anche le sardine potranno fare la loro manifestazione senza avere concorrenza con l'albero di Natale. L'albero di Natale bisognerà attendere l'accensione sabato, ma intanto ci può anticipare qualche novità per l'albero di quest'anno? Bisogna avere pazienza, venire in piazza e guardarla, poi vi intratteniamo con dei cori e delle musiche che credo che saranno come al solito suggestive. Sarà un albero più alto o avrà una conformazione diversa? Dovete venire a vederlo.